Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione! Jack era in attesa nel traffico da un'ora. Avrebbe dovuto essere mezz'ora fa alla festa di compleanno di un investitore. Ha guidato direttamente dalla clinica. Non è nemmeno arrivato a casa per cambiarsi. Sua moglie Olivia lo chiamava ogni 10 minuti per ricordargli di non fare tardi, ma lui lo faceva. Un ingorgo così terribile non faceva parte del piano. Non è chiaro cosa sia successo. Le auto erano ferme. Ogni 5 minuti si spostavano di un metro e poi si fermavano di nuovo. Tutte le auto in coda davanti erano già state esaminate lateralmente e i conducenti potevano essere considerati familiari. Quell'auto aveva superato di mezzo metro e ora era un metro e mezzo indietro. Era un po' di divertimento. Davanti a noi c'era un vecchio su una Volga. Dal bagagliaio spuntavano dei bastoni con stracci rossi alle estremità. A sinistra, una ragazza su un Audi al telefono e ogni tanto guarda Jack con interesse. A destra, sul ciglio della strada, passano di tanto in tanto i più disperati o i più sfrontati. Non si sa cosa ci sia davanti a loro. Jack non sarebbe affatto nervoso. Bene, traffico e ingorgo. Finalmente poteva riposare. Ma immaginava cosa gli avrebbe detto Olivia una volta arrivato a destinazione. Beh, se l'avesse fatto. È di nuovo sua moglie. Dove sei? Non so più cosa dire. Sono tutti qui a chiedere di te. Non capisci quanto sia importante che tu sia qui? Non capisco davvero l'importanza. Nemmeno io capisco cosa ci faccio lì, ma ci vado. Non posso volare sopra questo traffico. Non puoi o non vuoi? Olivia, sarò lì il prima possibile. Jack ha lasciato cadere la chiamata. Non ha bisogno di questo ricevimento. Lasciamo che gli investitori parlino con la direzione della clinica. Perché invitare i capi reparto? Che gusto c'è a festeggiare il compleanno con un gruppo di sconosciuti? Jack ha visto questo investitore una volta alla clinica. E all'improvviso viene invitato a un tale onore e, anche con la moglie, avrebbe preferito tornare a casa, passare una serata. Tranquilla, leggere finalmente 2 articoli interessanti che gli sono stati inviati un mese fa. Invece, viene trascinato a una festa dove deve salvare la faccia e mescolarsi con persone poco interessanti. E arriva oscenamente in ritardo. Olivia, a differenza del marito, era contenta dell'invito. Raramente aveva la possibilità di partecipare a ricevimenti di questo calibro. O forse non voleva tanto guardare gli altri quanto mettersi in mostra? Capiva che la maestra non interessava a nessuno in questa alta società. Ma era con suo marito. E suo marito non ci arriva, dannazione, non ci arriva. Quelli che saltano sul ciglio della strada vanno da qualche parte. Forse dovremmo provare. Jack accostò al ciglio della strada, sbandò sui dossi per 500 metri e finì di nuovo nel traffico. Questa volta era sul ciglio della strada. Da lì la strada era la fine del ciglio e l'unico modo per passare era sulla strada. Ma chi era pazientemente in fila non aveva fretta di lasciar passare gli scrocconi. Volevano ingannare il destino. Quindi ora siete in piedi. Dopo un'altra mezz'ora Jack era di nuovo nella corsia. Davanti a lui si profilava una Volga con bastoni e stracci rossi. Quello da cui si era allontanato, lo aveva ritrovato. Era ironico. Sembrava che stesse arrivando alla reception solo per prendere sua moglie. Oh, non c'è problema. Peccato per l'orario, però. Finalmente eravamo in viaggio. E non passò molto tempo prima che la causa dell'ingorgo diventasse chiara. Un terribile incidente, 3 auto e un camion. I soccorritori si affannavano a tirare fuori le persone dalle auto. Le auto distrutte sono state spostate sul ciglio della strada come rottami e una corsia è stata lasciata libera per il traffico. Gli automobilisti guidavano con attenzione intorno al luogo dell'incidente. Jack vide le auto distrutte della squadra di soccorso e dei medici dell'ambulanza. Con la coda dell'occhio notò un uomo seduto a terra accanto alla ruota di un camion. L'uomo con un'espressione da demente era chiaramente sotto shock e sterzò verso l'incidente. Un bagnino lo raggiunse immediatamente.
torna sulla strada. Questo non è un circo. Sono un chirurgo traumatologo. Beh, allora faccia pure il suo lavoro. Ci sono 10 vittime. Tutte con ferite gravi. Il ragazzo è stato ferito gravemente. Aveva la spina dorsale fratturata. E una giovane donna che i soccorritori non sono riusciti a far uscire dall'auto per molto tempo. La figlia di 3 anni, spaventata e piangente, è stata visitata in ambulanza. I medici si sono occupati di quelli più gravi. Gli altri, con fratture e ferite, aspettavano il loro turno. Erano quelli di cui si occupava Jack. Le ambulanze si allontanarono portando via i feriti. Ne arrivavano altre per sostituirli. Era stato fatto tutto il necessario. Jack non poteva fare altro. Chiamò la clinica per preparare una sala operatoria, portando una lesione spinale. Arrivò subito, prima di partire, si rivolse all'autista del camion, ancora seduto al volante. Era sedato. I suoi occhi cominciarono a capire. Ha ferite? Ha bisogno di aiuto? No, è colpa mia. Dottore, cosa mi succederà ora? Non è una domanda per me. Lei è uno che prega Dio di tenere tutti in vita. Non è mai arrivato all'appuntamento, non ha risposto alle chiamate di sua moglie. Ha passato metà della notte con il ferito, è svenuto nel suo ufficio e al mattino è iniziata la solita, interminabile routine ospedaliera. Tornò a casa solo in serata. Olivia si era un po' raffreddata durante il giorno. Se il marito fosse arrivato al mattino, avrebbe fatto uno scandalo, non nella tradizione di una famiglia intelligente. Quante volte? Sapeva che Jack non era solo un buon medico, ma uno di prim'ordine, con un nome e una reputazione di duro lavoro. Affronta i casi più difficili, riesce a tenere lezioni. Ha tempo per tutto, tranne che per sua moglie. Non vanno in vacanza, non passano i fine settimana insieme. Ogni sera trascorsa a casa è come un'imitazione. Arriva, cena, prova a leggere un articolo di una rivista scientifica e si addormenta prima di aver finito. Questo è quanto. Olivia non ricordava quando o di cosa avessero parlato. Soprattutto, non c'era desiderio. Quando le loro vite si separarono e l'amore fu sostituito dall'indifferenza, Olivia non lo ricordava. Se ora dicesse a Jack che il loro matrimonio sta scoppiando e che la loro vita insieme è più simile a quella di un buon vicinato, lui si chiederebbe, cosa c'è che non va? Va bene, no? Davvero bene. Niente scandali, niente tradimenti, una vita sicura, tranquilla, senza angosce, senza amore, senza felicità. La cosa più insopportabile è che è impossibile dimenticare quanto fossero felici. Olivia è giovane. Solo dopo l'università, l'insegnante si è assunta con entusiasmo il compito di educare le giovani generazioni in una scuola separata dove era stata mandata dai suoi insegnanti russi. Credeva fermamente che il potere delle parole potesse impedire ai bambini di fare cose cattive. La cosa principale è spiegare cosa è bene e cosa è male. Le belle folate della sua anima avevano toccato i suoi alunni. Hanno accettato di non turbare Olivia. Hanno assunto il patrocinio della giovane idealista, sono sicure che a 13 anni ne sanno di più della loro ingenua Olivia. Sono andati tutti in classe alle proiezioni degli ultimi film, o alla pista di pattinaggio o al torneo di beach volley. Così, nell'illusione reciproca. Olivia portò la sua classe al diploma. A quanto pare, i suoi sforzi pedagogici non sono stati vani, perché dopo il diploma gli studenti non sono scomparsi dalla sua vita. Venivano a congratularsi con lei per il suo compleanno e per il capodanno con i loro problemi e solo per fare 2 chiacchiere. Insegnanti di grande esperienza e merito ritenevano che un tale rapporto di fiducia con gli studenti fosse un indicatore di inadeguatezza professionale. Il nostro compito è quello di educare. È il massimo della non professionalità fare amicizia con gli studenti. Non c'è abbastanza tempo o anima per tutti. Probabilmente si tratta di semplice gelosia per il fatto che non hanno fatto di tutto per vuotare il sacco. Fu lì, a scuola, che Olivia conobbe Jack. Aveva 12 anni più di lei. Un uomo maturo e sicuro di sé. Suo figlio frequentava quella scuola e un giorno, al posto della madre,
Alla riunione dell'associazione genitori si presentò il padre, un insegnante appassionato, di una pedagogia fuori dal comune che aveva appassionato Jack. Era divorziato da 3 anni. Non aveva contatti con la moglie. La separazione era stata troppo brutta. Vedeva il figlio di tanto in tanto. Quel giorno andò alla riunione dei genitori per la prima volta in vita sua, perché la sua ex moglie aveva chiamato all'improvviso ed era diventata isterica, chiedendogli di abbandonare immediatamente tutti i suoi fottuti affari e di correre a scuola per salvare suo figlio. Non gli aveva spiegato da cosa salvarlo, il motivo per cui non stava scappando lei stessa era, in generale, comprensibile. Jack capiva che probabilmente non sarebbe successo nulla di terribile, ma andava a scuola. Doveva essere al corrente delle cose. Improvvisamente Tim doveva davvero essere salvato. Se non dalla scuola, da sua madre. E non vedo mio figlio da un po' di tempo. Dobbiamo parlare. Era pronto a portare Tim a casa sua, ma temeva che la moglie, lasciata sola, avrebbe dato in escandescenze. Tim, dispiaciuto per la madre, rifiutò l'offerta di trasferirsi. Jack era preoccupato, ma non pensava che fosse possibile fare pressione sul figlio. L'adulto era in grado di risolvere la situazione da solo. Dopo la riunione Jack si avvicinò a Olivia. Non capiva davvero perché sua moglie fosse così isterica. Una C in fisica, un conflitto con un compagno di classe non era un disastro. Sono solo cose di scuola. Sgradevole, certo, ma non c'è motivo di dichiarare una missione di salvataggio. Olivia ha confermato che non c'è nessun problema. Tim era un ragazzo meraviglioso, un po' chiuso, ma gentile e talentuoso. Jack aveva già capito che lei aveva tutti meravigliosi e talentuosi. Qualsiasi prepotenza sarà giustificata e lei troverà in lui molte qualità positive. Una ragazza straordinaria. Non ce ne sono altre come lei. Jack arrivava sempre con i fiori, galante e cortese. Kate, l'amica di Olivia e insegnante di storia, dipinge come l'insegnante reagisce al fatto che questa ragazza pallida e infantile, che non ha posto nella scuola, abbia preso un tale sposo. Le nostre mamme scoppiano di invidia, non riescono a parlare d'altro che di te. Per loro, insegnante e suora sono sinonimi. Non avrai una carriera da insegnante se hai un uomo. Non è così che funziona. Hai preso l'uomo sbagliato. Se aveste preso un povero ragazzo, ma lo aveste messo al mondo, allora sì. E quelli autosufficienti e indipendenti non apprezzeranno il vostro, e quindi il loro, lavoro di sacrificio. Una donna felice, ben voluta e benestante. Cosa può insegnare ai suoi figli, come li preparerà ai rigori della vita? Kate, stai esagerando. Metà dei nostri insegnanti sono sposati. Ce ne sono di sposati. Non ci sono insegnanti felici. Come fai a saperlo? Perché se la prendono con te? Dovresti essere felice. Dimmi, se dovessi sposare un uomo buono e positivo, cosa diresti? Cosa mi diresti? Gli augurerei di essere felice. Nessuno di loro augura la felicità. Tutti ti augurano solo di essere felice e si chiedono quando ti lascerà. Non ti sposerò, ma datti una regolata, non dare loro motivo di gongolare. Non puoi tornare indietro. Olivia è innamorata. Così serio, così scrupoloso. L'ha persino corteggiata come se avesse un piano, quando, dove, a che ora. È comprensibile. È il tipo di lavoro per cui non si ha tempo. Il fatto che Jack fosse sposato non preoccupava Olivia. È strano che un uomo di 40 anni non si sia mai sposato. La confondeva in un altro modo. Non voleva sentir parlare della sua ex moglie. Strano che abbia vissuto così tanti anni. Il figlio ha 15 anni e Jay non ha mai detto una parola gentile su di lei. Cosa era successo tra loro? Perché il divorzio? Jack non disse nulla, si limitò a dire a Olivia quello che pensava dovesse sapere. Non avrebbe mai fatto parte della nostra vita. Non la nominerei mai, ma c'è mio figlio. L'ho aiutato e continuerò ad aiutarlo. Penso che tu capisca, è un ragazzo maturo e intelligente, gli piaci, non preoccuparti, staremo bene. Non è stato solo bene,
È stato fantastico. Hanno fatto un piccolo viaggio di nozze. Hanno affittato una casa per una settimana sulla costa Agelenzik. Sole, mare, montagne. E nessuno a parte loro due. Non perché non ci sia nessuno. È solo che non c'era bisogno di nessuno. Olivia guardava suo marito e nella sua testa c'era un solo pensiero: quanto ti amo. Com'era successo che tra tutti gli uomini della terra il migliore, il più straordinario fosse andato a lei? Era pronta a fissare quegli occhi grigi e più belli del mondo per tutto il giorno. Nessuno era mai stato così felice. Cominciò a mettere seriamente in discussione le proprie facoltà mentali. La felicità l'ha talmente ammorbidita che non riesce a pensare a nulla. Solo all'amore di suo marito, alla felicità. Tutti gli anni che seguirono, quando il desiderio improvviso si impossessò di lei. Olivia ricordava una settimana di felicità sconfinata e incondizionata. E questo le scaldò il cuore. Desiderava tornare in quel luogo, provare le stesse sensazioni. Per ricordare come ci si sente a essere felici. Ma nei 7 anni in cui erano stati insieme, non era mai andata da nessuna parte con suo marito. L'amore, naturalmente, c'era ancora, ma era diventato una specie di banale entusiasmo senza stimoli. Quando lui non si presentò a quello sfortunato ricevimento, Olivia si sentì seriamente offesa, lasciata sola in mezzo agli estranei. Nessuno si curava di lei. I medici della clinica cercarono di non lasciarla sola, ma tutti erano una coppia. Tutti erano un po' a disagio. Di fatto, un ospite non invitato. Quando qualcuno la guardava, provava pietà, perplessità su chi fosse e cosa ci facesse qui. Sperava ancora che Jack venisse. Quando smise di rispondere al telefono, Olivia prese un taxi e tornò a casa. Ne aveva abbastanza di questo imbarazzo. A casa, si mise davanti allo specchio e si guardò, una donna alta e snella, con un vestito elegante e un viso bello e intelligente. Si sentiva anche dispiaciuta per questa bellezza. Piangeva. Stavano per accadere tante cose. Sognava che tutti avrebbero apprezzato la loro bella coppia, si sarebbero complimentati e Jack sarebbe stato orgoglioso di sua moglie. Invece dei complimenti, l'indifferenza, invece di una serata piacevole, il desiderio e la solitudine. E ora se ne sta lì, a guardarsi così bella, ululando sommessamente che nessuno vuole la sua bellezza, nemmeno suo marito. Per metà della notte ha pianto, per metà del giorno si è arrabbiata. Poi si è calmata. Decise che non c'era nulla per cui agitarsi. Lui sarebbe venuto a spiegarle tutto. Jack si presentò. Olivia aspettò. Niente. Nessuna spiegazione, nessuna scusa. Non le chiese nemmeno come avesse trascorso la serata. O non si ricordava di quel dannato ricevimento o pensava che non fosse niente. Niente di cui parlare. Sta cenando, leggendo una rivista, e sta per addormentarsi. Olivia non ce la fece più, si avvicinò al marito, gli tolse la rivista dalle mani, la gettò a terra e, guardando Jack negli occhi stupiti, chiese: «Dove sei andato ieri? Non sei curioso di sapere come mi diverto? Mi hai lasciato solo e ora non vuoi nemmeno spiegarmi. Sono dovuto tornare alla clinica, Olivia. Ero stanco». Jack prese la rivista di Paul e continuò a leggere. E così fu. Un'indifferenza incredibilmente impenetrabile. Quanto mi faceva sentire infelice. Cosa ci sarebbe voluto perché uscisse dal guscio e mostrasse un minimo di sentimenti? Cambiare? Morire? Mi chiedo se se ne accorgerà o se si sentirà in colpa per essere stato distratto di nuovo dal suo lavoro. Un'altra notte insonne e una mattina di disperata solitudine. La mattina non era più saggia, né più gentile, in ogni caso non era più saggia della sera. Durante la notte non era emersa alcuna idea saggia su cosa fare di una vita che stava andando a rotoli. Olivia decise di seguire la strada più collaudata. Dovevamo andare da Kate. Lei è sempre stata in grado di sistemare le cose. L'amica affidata di Kate era una fan sfegatata di Jack. Olivia pensava che Olivia fosse uno scherzo della natura. Non ci sono più mariti come lei. Lei lo sapeva bene per esperienza.
Si era sposata due volte nel corso degli anni e si considerava un'esperta di mariti, sia suoi che di altri. Il suo primo marito era un artista, un musicista o un poeta. In breve, tre in uno. La vita con lui era una vacanza. Era un'esplosione. Kate mi ha assicurato che era soprattutto nella sua testa. Era divertente e imprevedibile. Un talento bohemien non riconosciuto, non un ragazzo adulto. Kate ha detto che suo marito era come un animale ammaestrato in un circo. Sembra mansueto, ma non sai cosa aspettarti da lui. Dopo aver avuto tutto il divertimento e i soldi, Kate è passata all'altro estremo. Il suo secondo marito era uno scialbo e noioso burocrate della classe media. Giovane, poco attraente, ma con soldi e conoscenze. Avere una moglie giovane e bella aumentava drasticamente la sua autorità agli occhi dei colleghi. Perciò non badava a spese per la sua bambola. Inoltre, la moglie, insegnante, era un po' fuori dalla sua portata. Così ora Kate insegnava all'università. Sarebbe andato tutto bene, ma Kate non riuscì a sopportare a lungo la sua nerditudine. Divorziò da lui e ottenne la borsa con le orecchie come ricompensa per un bel appartamento in centro. Ora era tutta cioccolatosa e a caccia del suo prossimo marito. Kate pensava sinceramente che la sua amica fosse fortunata. Bello, intelligente e un ottimo medico. Non la annoia. Non beve e non tradisce. Cosa poteva chiedere di più? Non aveva mai avuto un amore come quello di Olivia. Tutto quello che doveva fare era sognare ed essere gelosa. Si presentò scura come una nuvola con le lacrime agli occhi. Qual è il tuo problema? Kate non mi nota affatto. Se sparisco, se ne accorgerà quando non troverà la cena a casa. Quindi gli ci vorrà un po' per scoprire che sono scomparsa. Non gli importa nulla di me. Quando sono andata all'università, mi sono consultata con lui, non riuscivo a decidere. Un mese fa mi ha chiesto come andavo a scuola. Olivia, non stai esagerando? C'è qualcosa che non quadra nella mia testa. Non si tratta di Jack. È un uomo ragionevole. Sì, beh, è molto appassionato del suo lavoro. Ma questo è un bene. Voglio dire, chi è così preso dal lavoro da dimenticare la moglie quando è via? Cosa ne pensi, donna? Non credo. Anche se forse sarebbe meglio, almeno sarebbe più chiaro. Sei un'amica, non andare fino in fondo con tuo marito. È stanco, tornerà in sé e starà bene. Non esiste un uomo come il tuo Jack. Che tipo di uomo metterò nella cesta, porterò nel bosco e getterò al diavolo? La luce è stata proclamata con malinconia. Ragazza, dove l'hai presa? Che razza di creatività è questa? Lo prendo e lo butto via. Se lo butti via, lo raccoglieranno subito. Senti, non capisco proprio cosa non vada in te. Non esiste un amore folle per la vita che hai avuto. Non ho avuto due mariti e nessun amore ultraterreno. Tu, Olivia, sei fortunata, non fai arrabbiare Dio. Forse hai ragione. Cosa è successo esattamente? Riecco la mia malinconia. Non c'è di che, il mio gilet è sempre al tuo servizio. Qualche giorno dopo tutti i telegiornali iniziarono con le ultime notizie da Sakhalin. Il terremoto aveva colpito di nuovo. Il paese seguiva con il fiato sospeso le statistiche dei morti e dei feriti. Soccorritori e medici di tutto il paese si recarono a Sakhalin. Jack stava per unirsi a una delle squadre. Olivia, devi capire che non posso non volare lì, c'è più bisogno di me. Non preoccuparti, sarò a casa tra una settimana. Olivia guardava il telegiornale come se fosse un servizio in prima linea. Una volta vide Jack in un servizio sui medici. Si preoccupò e chiamò. Lui non rispondeva sempre. Il mio cuore soffriva. Scacciai i pensieri cupi su ciò che sarebbe potuto accadere. Insomma, si tiene lontano dai guai, aiuta quelli che ha già fatto arrabbiare. E all'improvviso ci fu un nuovo shock. Altri morti e feriti. Jack non chiama da due giorni. Finalmente Jack chiama. No, non è Jack, il numero non è familiare.
Sì, sto ascoltando. Olivia? Sì. Suo marito Jack è rimasto ucciso nel relitto del Novelty Village. Ci dispiace molto per la sua perdita. Ci occuperemo di tutte le spese di trasporto. Non lo fanno. Quale trasporto? Stanno parlando di Jack. Che vuol dire morto? È una follia. Olivia ha digitato e digitato il numero di Jack. Lui non rispondeva per qualche motivo. Ha sentito un fischio nelle orecchie e poi una specie di rimbombo. Era qualcuno che bussava alla porta. Mi alzai, andai alla porta, rimasi a guardare, non sapevo come aprirla. Mi è stato detto qualcosa di sgradevole, non ricordo cosa. Chi è che bussa alla porta in quel modo? C'è un campanello. Olivia aprì. Fuori dalla porta c'erano i colleghi di Jack, i medici della clinica. Allora, che succede? Jack non è in casa e non è nemmeno il suo compleanno. Improvvisamente le fu chiaro in testa, morto. Condoglianze. Olivia non ricordava nient'altro. Si era svegliata quando la bara era stata calata nella fossa, urlando, correndo, venendo presa in braccio. Era tra le braccia di qualcun altro, urlava, gridava. Poi di nuovo la nebbia. Come se Kate, come se Tim le dicesse qualcosa, le desse da mangiare qualcosa. Quando mi sono ripreso, ero sorpreso di essere vivo. No, non ero sorpreso. Ero deluso. Perché vivo? Kate, come un angelo custode, è sempre stata dietro di me e mi ha impedito di cadere nell'abisso. Calma, rassicurazione, lungimiranza, spinta all'azione. In breve, dopo un paio di mesi si poteva parlare con Olivia senza paura di perdere la testa. Onestamente, Kate non si aspettava che Olivia si spingesse così oltre. Evidentemente era morta una persona cara, per essere buttata fuori dalla sua vita in quel modo. Kate si occupò personalmente di Olivia. Olivia rinsavì e tornò alla sua vita normale. È noiosa, ma vivibile. I pensieri sono spariti. Non posso vivere senza di lui. Ci riesco. Almeno ci sto provando. Tutto si era stabilizzato. Piangevo di notte, a volte dimenticavo persino di soffrire durante il giorno. Poi mi ricordavo, ma non faceva così male. Erano passati quasi 6 mesi dalla morte di Jack. Quando Kate mi chiese all'improvviso, Olivia, hai fatto domanda di eredità? Quale domanda, perché? In realtà, suo marito aveva un'eredità, almeno questo appartamento. A proposito, l'appartamento di chi? Di Jack. Qui. E ha un figlio erede. L'ex moglie non può rivendicarlo. Ma il figlio sì. Sospetto che tu e Tim dovrete dividere l'appartamento. E se non ereditate, non ci sarà nulla da dividere. Quindi domani vai dal notaio con i documenti. Non ha alcun senso. A Olivia non era mai venuto in mente che avrebbe dovuto condividere l'appartamento in cui aveva vissuto per tanti anni, abituata a considerarlo suo. Solo ora, dopo le parole di Kate, si rese conto che non lo era. Era registrata qui. Non poteva essere dimessa, ma non era il suo appartamento. Il notaio si rivelò una giovane ragazza dallo sguardo severo e con una coda di cavallo per niente rispettabile in cima alla testa. Esaminò i documenti, prese la domanda di Olivia e spiegò accuratamente che Olivia, per legge, aveva ereditato metà dell'appartamento, metà dell'auto e metà del terreno della casa estiva. Consigliò di negoziare con il secondo erede, Tim. Come dividere il tutto? Chi prende l'auto, chi il cottage, chi l'appartamento? Olivia era disposta a rinunciare all'auto e al cottage se avesse potuto tenere l'appartamento. Ma non aveva un posto dove vivere. Non lo capiva nemmeno lei. A Tim probabilmente non sarebbe dispiaciuto, ma sua madre era ancora lì. Arrivò uno strano messaggio. Arretrati di tasse fondiarie e di proprietà. Olivia all'inizio pensò che si trattasse del cottage e dell'appartamento, ma perché erano a suo nome. L'onnisciente Kate le consigliò di andare all'anagrafe e scoprire quali fossero i trucchi. Oh, Olivia! Ho dei dubbi.
non può essere una buona cosa. Non mi sorprenderebbe se l'ex moglie stesse tramando qualcosa, ma cedere la proprietà a te per non pagare le tasse è stupido, persino per lei. E le tasse dell'anno scorso? Forse Jack aveva registrato qualcosa a suo nome. Non abbiamo comprato nulla. Tutto quello che abbiamo risale a 100 anni fa. Il registro di Olivia ci ha dato un titolo di proprietà per una casa di 53 metri nel villaggio di Pokrovka. Quale Pokrovka? Quale casa? Deve sistemare il suo appartamento. L'unica cosa che mancava era la casa. La vita stava diventando un po' troppo snervante. Olivia, non capendo, chiamò Oliver, amico e collega di Jack. Oliver, dimmi, Jack ha parlato di una casa in campagna. Intendi Pokrovka? È un bel cottage, mi piace molto. Io e mia moglie ci abbiamo passato un mese l'anno scorso. Jack ha detto che l'aveva comprata per farne un vero e proprio cottage e che ci sarebbe andato a vivere quando si sarebbe meritato un po' di riposo. Perché non lo sapevo? E perché l'ha registrato a mio nome? Per questo so che era più grande di te, sapeva che se ne sarebbe andato prima. Voleva che tu avessi qualcosa di tuo e non te l'ha detto perché non c'era niente da dire. Voleva prima costruire un palazzo per la principessa e poi portare la principessa in quel palazzo. Chi poteva immaginare che non ce l'avrebbe fatta in tempo? Oh, mi dispiace! Cosa dovrei fare? Ora con questo palazzo? Quello che vuoi. Ma non lo venderei se fossi in te. È un posto meraviglioso, vero? Dovrebbe andare a vederlo. Il campanello suonò. Olivia salutò velocemente Oliver e andò ad aprire. Fuori dalla porta c'era una donna non proprio sobria con i capelli tinti. Scuotendo i suoi riccioli rossi, entrò nell'appartamento senza aspettare un invito e attraversò le stanze. Chi sei? Io sono chi sei? Mio figlio, il padrone di casa. Voglio vivere con mio figlio. Lei non ha figli. Non capiresti. Vivrò con mio figlio. Ma Tim possiede solo metà dell'appartamento e l'altra metà è mia. Non c'è problema. Vivremo insieme, accettando di essere coinquilini. Come faremo a dividere le stanze? Senta, non può dire sul serio. Non possiamo vivere nello stesso appartamento. Non mi piacerebbe. Ma se non ti trasferisci, dovrai farlo. Pensaci e ti porterò la roba dopodomani. Beh, ciao. Cosa facciamo adesso? Cosa si fa in una situazione come questa? Correre da un amico? Così Olivia corse. Mentre andava a casa di sua madre, chiamò Tim, chiedendogli di venire da lei. Volevo scoprirlo. L'idea di vivere insieme era una fantasia della mamma o una loro decisione? Tim non era rassicurato. La decisione di far uscire Olivia dall'appartamento era stata una vendetta di Jack, anche se tardiva. Tim aveva parlato con sua madre, suggerendole delle opzioni. Lei non volle ascoltare nulla. Non voleva l'appartamento quanto dimostrare il suo potere. Non si sarebbe tirata indietro, avrebbe rovinato la vita il più possibile. Tim se ne andò, le amiche furono lasciate a piangere. Lo svedese può ricomprare metà dell'appartamento da lei. Se non ci sono abbastanza soldi, li aggiungerò. Temo che non venderà. È importante umiliarmi. Sogna di umiliarmi e di rovinarmi la vita per questo piacere. Tim sa che è impossibile vivere così, ma non può fare nulla. Ha l'idea di sistemarsi con me. È solo divertimento e vendetta per una vita miserabile. Avresti dovuto vederla. Ha lo scopo di uccidermi. Non rinuncerà a questo tipo di gioia. Senti, è pazza. Vuole davvero vivere con la vedova del suo ex marito. Sembra di sì. Vieni a vivere con me mentre vivi lì. Poi dovremo comunque fare qualcosa per l'appartamento, venderlo, dividerlo. Non so cosa. Beh, ovviamente, tu sei a caccia e io sono solo in giro. No, ragazza, non sono un nemico, non voglio restare senza un amico. Con chi vuoi stare? È assurdo stare nello stesso appartamento? Ci stai pensando seriamente?
No, certo che no. Ho un palazzo incompiuto. Vado a vedere dove? In campagna. È il centro del nulla. No, non lo è. Ho guardato solo a 200 chilometri di distanza. Devo tornare in me. Me ne andrò. Poi mi sveglierò e capirò come andare avanti. Tesoro, sento che ne ho bisogno. Se non provo a ricominciare la mia vita, morirò. Beh, non so, forse lo farò. Sembra che la decisione sia presa, ma è così spaventoso cambiare la vita stabile e consolidata per la prospettiva sconosciuta di vivere in campagna, dove non sono mai stata. Ma poi sono arrivati dei muratori, hanno misurato l'altezza dell'apertura e hanno voluto sapere quali muri fossero portanti. A quanto pare, era in programma una sorta di grande ristrutturazione. Donna, sei registrata qui? Allora vivi qui. Non è stata molestata e abbiamo un ordine. Olivia mise velocemente le sue cose nella borsa e si precipitò alla stazione degli autobus. Non ha aspettato che la vigilante dai capelli rossi si facesse viva. Niente più agitazione. Non ho aspettato la comparsa del giustiziere dai capelli rossi e non mi sono sentita più nervosa. Era stata sfrattata dal suo appartamento, quindi almeno poteva riavere la sua auto. Le faranno causa per l'auto, non si negheranno un simile piacere. Ma nel frattempo è possibile andare in paese. Dove stavo andando, per cosa, come avrei vissuto? Va bene, ci arriverò, lo scoprirò. Strano villaggio. Nessuna lanterna, nessuna luce. Sono le 9 di sera. E il villaggio è morto, o dormono o non c'è luce. Allora, dove andare? Dov'è la tenuta del patrimonio? Sì. Arriva la gente. A quanto pare, qui l'auto è una novità. Siamo usciti per vedere se potevano dirci dove andare. L'hanno fatto, ma sembravano diffidenti. Che razza di donna viene qui di notte? E la luce è davvero spenta. Deve esserci una candela da qualche parte, ma come si fa a trovarla qui? Ho usato la torcia del mio telefono, ho trovato il letto e sono andata a dormire. Lo scoprirò domani. Non riuscivo a dormire per la fame. Ho mangiato tutti i biscotti che ho preso durante il viaggio. Non è rimasto nulla su cui dormire. Quando Olivia si svegliò, non sapeva dove si trovava. Ah, sì, la campagna. Non c'è luce, ma c'è un'accenda. Dobbiamo dare un'occhiata alla proprietà. Ho anche molta fame. Qui c'è un negozio. Olivia è rimasta colpita dalla casa. Bei mobili, grandi finestre, tende, stoviglie, frigorifero, TV, tutto. Jack doveva desiderare davvero di vivere qui, tutto sistemato con cura e amore. Non le aveva detto nulla, ma aveva fatto credere di averla consultata. Olivia non avrebbe cambiato nulla di questa casa. Le piaceva tutto. La casa era trascurata, non ben tenuta, ma si poteva sistemare. Uscì sul portico. È bellissimo. Un vero giardino. Fiori di lilla, meli con boccioli di rosa. Alcuni cespugli di cui Olivia non conosceva il nome. Lamponi che crescono senza controllo in tutto il lotto, sotto i meli, nel boschetto di bardane, un tavolino ricavato da un ramo, un'altalena con le corde quasi marce. Dietro la casa un ciliegio impenetrabile si erge come un solido muro bianco. Più tardi dovrò fare un giro intorno alla proprietà per vedere cos'altro cresce qui. Ma ora non c'è tempo per fiori e bacche. Devo trovare un negozio e fare la spesa, perché mi gira la testa dalla fame. Nel frigorifero c'erano sale, zucchero e maccheroni. Una confezione di tè e una bottiglia di olio di girasole. Dovevano essere nascosti dai topi. Olivia tirò fuori la spesa, accese il frigorifero e andò a cercare il negozio. Da dietro un recinto vicino, una donna sulla sessantina la fissò con curiosità e chiamò. «Figlia, chi sarai?» La casa era vuota. «Oggi ho visto qualcuno che girava per il cortile. C'è il padrone di casa, Jack, il medico del paese. Tu sei sua moglie. Una vedova. È la prima volta che Olivia dice quella parola ad alta voce.
Mi è sembrata dura, severa e senza speranza. Ha diviso la sua vita in prima e dopo. Oh, mi dispiace, vecchio pazzo, mi faccio gli affari miei. Mi chiamo Pam, zia Pam. E io sono Olivia. Può dirmi dov'è il suo negozio? È in fondo alla strada verso il centro. C'è un negozio, una scuola e l'amministrazione. Se avete bisogno di qualcosa, venite da me. Entrate. Grazie, zia Pam. Olivia camminò lungo la strada, osservando la campagna. Era interessante e completamente diversa dalla sua idea di vita rurale. Quando era ancora all'università, era andata a trovare la sua amica Mary. Era stata la sua prima e unica esperienza di vita di paese. Da allora, Olivia era sicura che la campagna fosse fatta di strade polverose con erba marcia, case vecchie e sgangherate, orti con patate e cetrioli. E certamente nessun ornamento sotto forma di fiori e cespugli ornamentali. Un villaggio è povertà, mancanza di strutture e duro lavoro. Non c'è molto da fare con i fiori. O il villaggio era in mezzo al nulla o le cose erano cambiate radicalmente. Ma ora Olivia era piacevolmente sorpresa. A Pokrovka c'erano case ben costruite, ogni cortile con un giardino ben curato. Anche le strade non erano grigie e polverose, ma verdi con alberi e cespugli in fiore. L'arrivo di una nuova persona nel villaggio era un evento. Mentre camminavano verso il negozio, occhi curiosi sbirciavano da dietro ogni recinzione. 15 volte Olivia salutò e spiegò chi era. La vigilanza nel villaggio era ai massimi livelli. Nessuno sarebbe passato inosservato. In qualche modo la voce arrivò al negozio prima di Olivia. 10 persone vennero a vedere la cittadina. Il negozio era pieno. Nessuno ha comprato nulla. Non è per questo che sono venuti. Hanno aspettato, chiedendosi perché fossero venuti e quanto sarebbero durati. Non sono persone malvagie, ma diffidano di tutto ciò che è nuovo. Sono stati tutti studiati a fondo dalla loro stessa gente. È chiaro cosa aspettarsi da chi. Questo darà l'ultima camicia, quello è avaro, quello aiuterà tutti, quello è un fannullone. Ma è tutta la tua famiglia. E qui non so cosa mi aspetta. Dicono che sia giovane e bella. Anche questo è un problema. Non ci sono abbastanza uomini single nel villaggio. E poi c'è la concorrenza. Guardarono Olivia, con franchezza e valutazione. Cominciarono a fare domande con cautela. Ti fermerai a lungo da noi, bellezza? O solo per una settimana di riposo? No, non una. Settimana? Resterò qui, non so per quanto tempo. Che cosa farai? Devi essere una specie di manager o designer. Sei in città. Non sai lavorare con le mani. Non proprio, sono un insegnante. È una buona cosa. È una scuola grande. Abbiamo bisogno di insegnanti. Ma è difficile vivere in campagna. D'inverno c'è così tanta neve che non si può uscire di casa. Almeno c'è il gas e non c'è bisogno di riscaldare le stufe. E non si può vivere qui senza un orto. Qui non portano le verdure. Non spaventare l'uomo. Zia Lily, perché lo stai facendo? Olivia è stata interceduta da una commessa. Non porto verdure. Tu non ne comprerai, ma io sì, se devo. Chi altro mangia quelle verdure comprate in negozio? Non condividiamo cetrioli e pomodori? Se venite a casa mia, ho ancora delle patate e delle carote. Grazie. Era un'ottima idea. Voi donne avete intenzione di comprare qualcosa? Se no, vai con Dio, stai gestendo un club di hobbisti. Olivia ha fatto la spesa. È un po' pesante. Abbiamo bisogno anche di un secchio, di uno spazzolone, di un lavapiatti e di un detergente per i vetri. E altre piccole cose. Non possiamo portare tutto. Vuoi mettere in ordine? Sì, la casa è chiusa dall'estate scorsa. Facciamo così. Tu prendi quello che ti serve ora e il resto con tutto il materiale per le pulizie. Te lo porto tra un paio d'ore. Il mio fidanzato torna a casa per pranzo.
caricheremo tutto. E dopo il lavoro verrò a dare una mano. Ci vorrà una settimana per pulire questa casa. A proposito, mi chiamo Natalie. È imbarazzante. Dai. Voglio sapere che tipo di uccello sei. Impariamo a conoscerci. Io sono Olivia. Non c'è bisogno di dirmelo. Lo sa tutto il villaggio. Olivia uscì dal negozio e si guardò intorno. C'è la scuola. Si vede che i bambini corrono in cortile. O fanno ginnastica o si allenano o altro. Dovrò andare a vedere che lavoro hanno. Per vedere se devo davvero restare qui. Allora, da dove cominciamo con la nostra nuova vita? Dovremmo preparare qualcosa da mangiare. No, prima. Preparo dei panini e del tè, poi cucino, altrimenti sbavo. Dopo il panino, Olivia sembrava stare bene. La vita stava migliorando. Natalie sta portando i prodotti chimici. La prima cosa da fare è pulire le finestre. Per avere più sole e lucentezza, Olivia diede un'occhiata meticolosa alla casa. La mattina era un disastro. Mobili grigi, finestre opache, tende polverose. Se tutto fosse stato pulito, sarebbe stato accogliente. Dove era Natalie? Non posso aspettare. Natalie è arrivata, come promesso, con il suo fidanzato. Bello, biondo e sorridente. Non sarà stato lo sposo, ma ha mostrato interesse. Sembrava interessato, cercando chiaramente di piacere a Natalie. Si chiamava Alex. Dovevamo tutti andare, Alex doveva andare al lavoro. Natalie spinse Alex verso la porta. Stasera vado a prendere la scimmia in giardino e arrivo. Quale scimmia? Ma Natalie stava già correndo verso la macchina. La scimmia si rivelò essere una bambina dai capelli rossi di nome Alice. La figlia di Natalie. Gli aiutanti velocizzarono il lavoro e riuscirono a pulire quasi tutta la casa in una sera. Rimanevano solo alcune piccole cose. Ci sedemmo per il tè, stanchi ma entusiasti dei risultati ottenuti. La scimmia non è arrivata al tè. Si è addormentata. Natalie, chi è Alex? Dicono che ci sono solo 3 single, di cui uno rubato. Avresti dovuto vedere quegli scapoli, Rise Natalie. Il più papabile è lo zio Mark. Ha 60 anni. Qui non si va da nessuna parte. Ha corteggiato la vostra vicina, zia Pam, per circa 30 dei suoi 60 anni. È scapolo da sempre e non riesce a dichiararsi. E il secondo scapolo non riesce nemmeno ad appassionare le ragazze più zelanti. Thomas, 40 anni, ha studiato a Mosca. Dicono che il genio del computer lavori da casa, viva con la madre, non esca, non parli con nessuno. La madre dice che era sposato. Il villaggio non ci crede. Alcuni pensano che non sia normale, ma tutti concordano sul fatto che non è adatto alla comunicazione, tanto meno al matrimonio. Il terzo scapolo è un cavallo nero. Ma secondo Natalie è un uomo molto interessante. 2 anni fa è arrivato in paese un uomo con una figlia adolescente. Tutti pensavano che fosse un ex atleta. Prima di tutto, aveva un aspetto robusto e curato. In secondo luogo, essendosi stabilito nel villaggio, si è presentato al direttore della scuola proponendo di aprire una sezione di pugilato. Il preside non era contrario. Era una buona idea, ma non realizzabile. La scuola non aveva una palestra da diversi anni. Non c'erano soldi per le riparazioni. La palestra era quasi in rovina. Le lezioni di ginnastica si tenevano all'aperto, la corsa in estate e il calcio in inverno, lo sci. Poi William, questo è il nome dell'atleta. Scomparve dal villaggio per un po'. Poi è tornato con la decisione di finanziare le riparazioni della palestra e il lavoro di un allenatore. Poi si è scoperto che William, 3 volte campione di boxe, vive nel villaggio. Tuttavia, non gareggia più da molto tempo. Si rifiuta di partecipare al campionato mondiale. E perché nessuno lo sa? Com'è finito a Pokrovka? Anche questo è un mistero. Ma i sapientoni del posto mi hanno assicurato che c'era di mezzo una donna.
Anche sua figlia non parlava con nessuno. Era una pugile seria. William la portava alle gare regionali del distretto. Le nostre fanciulle, ovviamente, si sono animate. Ci hanno provato con lei in entrambi i modi. Ma senza successo. È un po' chiuso, asociale. Lui e sua figlia non sembrano avere bisogno di nessuno. È amico solo del preside della scuola. Va bene per gli scapoli. Dove hai trovato il tuo Alex? O è sposato? Ah, sì. Non ha senso farsi coinvolgere da persone sposate. Abbiamo avuto alcune storie del genere da queste parti. Non è finita bene. Alex viene dal villaggio vicino. Pokrovka era un grande villaggio con una grande scuola. I bambini dei villaggi vicini andavano a Pokrovka. Quelli che vivevano nelle vicinanze venivano portati con lo scuolabus. I bambini dei villaggi lontani vivevano in un collegio. Natalie e Alex si conoscevano da quando erano in prima elementare. Come Alex mi raccontò in seguito, si era innamorato di Natalie in quarta elementare. Natalie era una ragazza volubile. Le piaceva un ragazzo e un altro. E si accorse di Alex solo all'ultimo anno di liceo. Ma era un amore vero, adolescenziale. Naturalmente, per tutta la vita, quando era impossibile respirare senza l'altro, disegnarono un calendario e cancellarono i giorni che mancavano ai 18 anni, quando avrebbero potuto sposarsi. Ai miei genitori non importava, ma pensavano che fosse troppo presto. Lei si sarebbe arruolata nell'esercito e poi sarebbe andato tutto bene. Natalie andò al liceo. Alex si arruolò nell'esercito. E la vita di Natalie in città si svolse vorticosamente. Nuove esperienze, nuove conoscenze, nuovi amori. Natalie rimase incinta. Improvvisamente il futuro padre scomparve, non apprezzando la felicità. Natalie pianse e pianse e tornò da sua madre. Anche lei pianse e disse, te l'avevo detto. Abbracciò la figlia buona a nulla e iniziò a prepararsi per il bambino. Natalie evitò Alex. Vergognandosi di guardarlo negli occhi, piangeva di notte. Le dispiaceva tanto per il suo primo amore. La sua vita sentimentale era finita. Non ci sarebbero stati né amore né famiglia nella sua vita. Una gioia per la madre dai capelli rossi di Alice. Alex si rivelò un uomo tutto d'un pezzo. Non riusciva a dimenticare la sua Natalie, cercava di vivere senza di lei. Sai, Olivia? Dice che non può vivere senza di me. Dobbiamo stare insieme. Abbiamo sprecato così tanto tempo. Non ci credo. Come puoi perdonare un tradimento? Ho scelto il mio destino. Sto bene e non ho bisogno di nessuno. E continua a camminare e camminare. Va tutto bene, e lei ha gli occhi umidi. Ha scelto il suo destino. Perché non chiedi al tuo destino? Forse non le piace la tua scelta. Ti viene data la possibilità di recuperare tutto, di essere felice. Allora coglila, stai facendo un gioco nobile. Non posso riavere nulla. Non ho alcuna possibilità. Oh, Olivia, mi dispiace. Sono seduto qui a lamentarmi. Che idiota. Natalie, se sei innamorata, non essere stupida. Ok, hai fatto degli errori, non fare il principale, non te lo perdonerai dopo. Oh, guarda, che ora è? Natalie ha fatto alzare Alice dal suo pisolino. Tesoro, odio svegliarti, ma non ce la faccio più. Ok, ciao. Ci vediamo domani. Natalie, grazie per il tuo aiuto. Mangiate e non fatevi venire l'acquolina in bocca. Olivia passò i giorni successivi a pulire e tingere tutto. Per dare un tocco di lucentezza. La casa era pulita, accogliente e vivibile. Bellissima. Avrebbe potuto fare qualcosa per il giardino, ma non poteva farlo da sola. È lì che le serve la forza bruta. Beh, dovrà essere un processo lento. Stare a casa tutto il giorno era noioso. Olivia decise che era ora di uscire, almeno per andare a scuola.
il preside della scuola del villaggio. Per qualche motivo, Olivia se lo era immaginato come un uomo vecchio e obeso, con gli occhiali, il respiro corto e l'aria stanca di un uomo tormentato, ma si rivelò giovane ed energico. Quando Andrew scoprì che un insegnante di russo esperto e certificato era venuto da lui, la sua gioia era incontenibile. Olivia, non hai idea di come lavoriamo qui. Io sono un insegnante di matematica e insegno anche fisica. Il chimico insegna biologia e geografia e l'insegnante di storia insegna il russo. Hai idea di quale sia il livello di conoscenza? Abbiamo solo il tedesco come lingua straniera, non ci sono altri insegnanti. Studiamo in due turni. Non perché ci siano troppi alunni, non perché non ci sia abbastanza spazio, ma perché non ci sono abbastanza insegnanti. Venite, vi mostro la scuola. Andrea parlava della scuola solo in forma eccellente, era orgoglioso. Olivia non si aspettava che una scuola di campagna potesse essere attrezzata come una qualsiasi scuola di città. Un laboratorio di chimica, un laboratorio di informatica, un'aula di linguistica. Tutto al top. Le riparazioni possono essere più semplici. Ma qui l'atmosfera era familiare. Nella palestra, nell'angolo più lontano, era stato allestito un ring per la box. Gli alunni si affollavano intorno. A giudicare dalle emozioni e dalle esclamazioni, stava succedendo qualcosa di molto interessante. Olivia non capiva nulla del pugilato, pensava che fosse una rissa, una specie di sport in cui la gente si picchiava in testa in continuazione. Andrew andò sul ring. Olivia preferì guardare da lontano. Non riusciva nemmeno a guardarlo in televisione, tanto meno dal vivo. L'incontro era finito sul ring. Gli atleti si tolsero i caschi. Olivia rimase stupita nel vedere solo una ragazza che agitava i pugni sul ring. La sua allenatrice, alta, forte, con braccia potenti, le si avvicinò, abbracciò la ragazza, le disse qualcosa e lei annuì. William, il preside, fece cenno all'allenatore, vieni qui. Andrew, ho l'allenamento. Il tuo allenamento può aspettare. Ho detto di andare. Che tipo, il preside dà del tuo ai suoi studenti. Va bene, amici, ma esiste un'etica professionale. Dopotutto, una botta in testa non si cancella. Olivia, questo è William, l'allenatore. A tutti i ragazzi del villaggio. E quelli che hanno già lasciato la scuola. William. Olivia. Spero di insegnare il russo. Ciao. Da vicino, l'allenatore sembrava enorme. Non sembrava affatto amichevole. Non gli importava nulla di Olivia o della lingua russa. Un caffone maleducato. Potrebbe almeno fingere di essere gentile. È un miracolo che i suoi figli non abbiano paura di lui. Una ragazza che aveva appena combattuto sul ring si avvicinò a loro. Andrew sorrise. Questa è Mia, il nostro orgoglio, campionessa distrettuale e vincitrice di gare regionali. Papà dice che è molto capace. Il suo posto è negli sport importanti. Questa è mia figlia. William borbottò. Mi dispiace, probabilmente non sono affari miei. Ma non ha paura per sua figlia? Non è uno sport per donne. Sì, non sono affari suoi. Va bene, abbiamo finito. È ora di andare. Andrew, grazie per la visita. Porterò i documenti domani. Arrivederci, allora. Olivia si diresse verso l'ingresso. Sentì la direttrice rimproverare a bassa voce William. Sei impazzito? Perché sei così maleducato? Sei un orso furioso. Non arrabbiarti con il tuo papà. Mia raggiunse Olivia. Ti sei scatenato con i boxer. Ha dimenticato come si parla alle donne. Come ti stai ambientando qui? Vuoi una mano? Ho paura che a papà non piaccia. No, non gli piacerà. Non è cattivo, è solo infelice. Ha bisogno di uscire dal suo guscio e di parlare con le persone. Ma non vuole. Non c'è nessuno nemmeno per te. Diventiamo amici. E papà, mi dispiace, so che è là fuori da solo con le ultime parole per la sua coscienza che rode, si scuserà domani.
Beh, vedremo. E tu, Mia, entra se ti annoi. È una bambina così dolce e ama il suo papà. Chissà perché l'ha chiamato infelice. Deve essere successo qualcosa di terribile. Se un uomo è così chiuso in se stesso, si chiude in se stesso con ostentata indifferenza e deliberata cafonaggine. A Olivia piaceva la scuola del preside. Decise che si sarebbe trovata bene nel suo nuovo lavoro. Una persona sgradevole non fa il tempo, non le interessa la box. Quindi l'allenatore può essere ridotto al minimo. Sta iniziando una nuova vita, entusiasta di un cambiamento imminente. Nessuno potrà distoglierla dal suo stato d'animo gioioso. Nemmeno una persona sgradevole come William. Olivia si sorprese a pensare che, qualunque cosa pensasse, era accomunata a quel becero allenatore. Era tutto ciò di cui aveva bisogno. Cosa le importava di lui? Olivia portò a scuola il suo diploma e la sua storia lavorativa. Scrisse una domanda e fu assunta con la palese gioia di Pushkin. Peccato che sia la fine dell'anno scolastico. Ma a partire da settembre, tutto andrà secondo i piani. Ora ha il tempo di valutare l'attrezzatura dell'aula, di aggiungere e correggere qualcosa, di preparare il programma. Non potrei essere più entusiasta. E anche lei è rimasta a casa. Mia passava spesso in ufficio per chiacchierare e aiutare, anche se Olivia si era vietata di comunicare con William, ma doveva vederlo. Lui cercava Mia dopo l'allenamento e spesso la trovava nello studio russo. A proposito, per la scena di conoscenza si scusò, come aveva detto Mia. La comunicazione è stata molto breve. Ciao, arrivederci. Come va? Olivia si mise finalmente al lavoro sulla trama. Ci mise un bel po' a raccogliere le idee, dicendosi che non era niente di che. Gli altri se la cavano in uniforme completa, guanti, galosce, con una pala e un seghetto. Lei fa la guerra a un boschetto di ciliegi alti fino a mezzo metro, li scava, ma non di più, hanno radici fino a terra, oh cosa, crescono. Ho scavato qualcosa, e poi ho segato qualcosa a lungo e con insistenza. Mi sono stancato. Mi sono seduto sotto un melo e mi sono arrabbiato. Qui non c'è abbastanza da segare per tutta l'estate. Mia la sorprese così stanca e delusa. Olivia, non puoi farlo qui. Avrai bisogno di molti muscoli. Lo dirò a papà, che mi aiuterà. No, non è una buona idea. Non è una cattiva idea. È la ricreazione. I bambini della scuola non vanno agli allenamenti. Solo gli adulti, e questo 3 volte a settimana. Ieri sera ha fatto il borscht per pigrizia. Presto inizierà a ricamare croci. È meglio che metta a frutto la sua forza di Bogatir. Sarà più utile. Il giorno dopo arrivò William. Olivia era così imbarazzata. Avrebbe pensato che era il tipo di ragazza che cercava una scusa per attirare un uomo in casa sua. Tutte le donne del villaggio ci avevano provato. Lei borbottò qualcosa come niente. Non l'ho chiesto, posso farlo da sola. Pensò che William avesse sorriso. Non avrebbe dovuto. L'imbarazzo era sparito. Così arrabbiato, sogghignò, avrebbe avuto bisogno di te qui solo come trattore. Olivia alzò il mento e, con un gesto regale, indicò la pala. All'inizio Olivia poteva vedere William dalla finestra e fece finta di non essere per nulla interessata a quello che stava facendo lì. Ma cercò di dare un'occhiata furtiva. Non aveva alcuna simpatia per quest'uomo dal pessimo carattere, naturalmente. Ma dire che non era bello era un peccato contro la verità. Poi William si spostò in un altro angolo. Dalla finestra non lo si poteva vedere. Olivia si dimenò in entrambi i sensi. No, non si vedeva. Dopo 3 ore, Olivia pensò di essere indecente. Aveva assunto una schiava e non le aveva nemmeno offerto dell'acqua. Prese una bottiglia, andò dietro la casa e rimase a bocca aperta. Non c'era un boschetto di 5 splendidi ciliegi. C'è qualche cespuglio lungo la recinzione. È una delizia. William era stanco e chiese dell'acqua per lavarsi il viso. Olivia portò un secchio d'acqua. William si tolse la camicia e schizzò nel secchio.
Olivia non guardò, ma i suoi occhi in qualche modo strizzarono in quella direzione. Natalie entrò dal cancello. È stato un brutto momento. Wow, sussurrò Natalie. Che razza di gioco di accoppiamento è questo? Che stagione è questa? Natalie, di cosa stai parlando? La mandata mia. Il suo sogno è fare amicizia con noi. È molto preoccupata per papà. Anch'io sarei preoccupata, se fossi in te. Papà è bravo. Non è abbastanza bravo per essere la tua ragazza. Io lo sono, ma lui no. Così le ragazze hanno deciso di spiegare che non potete essere amici. Non è adatto all'amicizia, solo all'amore. Natalie, smettila di scherzare. Cosa ci fai qui? Se sei in visita, andiamo dentro. No, Olivia, non sono in visita. Ho un invito formale al matrimonio. Oh, davvero? Hai deciso? Mi hai preso così bene che sapevo che avrei smesso di perdere tempo. Il matrimonio è tra un mese. Certo, avrei potuto portare un invito più tardi. Ma ero così emozionata. Volevo condividerlo con qualcuno. William, mi senti? Ti sto invitando al matrimonio. Perché Natalie dovrebbe volerlo? Olivia sussurrò per non farsi sentire. Da William. Non lo conosci affatto. È un capriccio. Chiunque io voglia, è quello che invito. Ok, devo andare. Lo sposo sta aspettando. Natalie se n'è andata. William si sedette sul portico e Olivia non sapeva cosa fare. Era grata, ovviamente, avrebbe dovuto portarla fuori a cena. Si immaginava questa cena. Seduti l'uno di fronte all'altra, a masticare e a parlare. Oh, fantastico! È come un appuntamento romantico. Se non le viene in mente qualcosa adesso, lui se ne andrà. Non è quello che voleva. Ora che cosa sta cercando come motivo per ritardare? Perché le piace? O per il fatto che l'esempio di Natalie ti ha ispirato a sposarti? Sì, l'ho fatto. Non c'è motivo di nasconderlo. Non tutti si innamorerebbero di una donna che mostra il suo disprezzo per l'estirpazione di una ciliegia. E poi c'è quello bello. Olivia non ha ancora capito cosa dire. E William si era già messo la camicia e stava per andarsene. Mia ha salvato la situazione. Volò nel cortile e iniziò a balbettare. Oh, papà, sono felice che tu sia ancora qui. Portiamo Olivia a cena fuori. Olivia, non sai quanto sia bravo a cucinare. Suona anche la chitarra. Cosa, contemporaneamente? No, alternativamente. Mia, tu e papà eravate d'accordo su questo? A me non dispiace. William è scoppiato all'improvviso. È così, allora. Siamo d'accordo. Ci vediamo stasera. Se ne andarono e Olivia rimase sorpresa. Wow, che fortuna! Non doveva fare lei la prima mossa. William e Mia tornarono a casa e lui sibilò. Sei intelligente e sei bella, ma credo sia arrivato il momento di frustarti. Papà, non fingere. Si vede che ti piace Olivia. Cosa faresti senza di me? Grazie. Dimmi, cammineresti in tondo per un altro anno. Troppo tardi, 10 anni di ritardo. Olivia stava andando a trovarla. Aveva tirato fuori quasi tutto il suo guardaroba da indossare. Questo. Non ancora troppo provocante, penserà di essere una degenerata per lui. È noioso. È fuori moda. Ecco. Un prendisole chiaro a fiori. Modesto ma di buon gusto. Dio, se qualcuno mi avesse detto che sarei stata vestita elegante e nervosa per incontrare William, mi avrebbe sputato in faccia. È così che gira il destino, no? Vestita e nervosa. Vestita. Sta arrivando. Arriva zia Pam dal recinto. Dove è andata? Non si può andare da nessuna parte in questo villaggio senza sorveglianza. Che ti importa? Bravo, mettici le mani sopra, lo sanno tutti, non è ancora arrivata.
Il villaggio sa che hanno una relazione quando il matrimonio è impossibile. È comprensibile che si annoino e vogliano eventi brillanti, ma non fino a questo punto. Lasciateli contare, però, potrebbe tornare utile. La cena è stata esagerata. Non potevo credere che William ce l'avesse fatta. Beh, come si fa a non crederci? Qui non ci sono ristoranti, non si può ordinare. Mia era raggiante, parlava solo di suo padre, di quanto fosse meraviglioso e di quale carriera sportiva avesse fatto. La bambina voleva davvero che il suo papà fosse felice. Ricordava la mamma, ricordava l'amore che aveva avuto, ma la mamma non c'era più. Non poteva permettere che suo padre vivesse la sua vita in solitudine e senza compagnia. Olivia le piaceva molto. E come aveva notato, Olivia guardava il papà con interesse. Mia si prefisse un obiettivo. Doveva assicurarsi che fossero insieme. E se il bambino ha in mente qualcosa, i genitori sono impotenti. William e Olivia litigarono di nuovo. Stavano bene. Parlavano, scherzavano. Si scopre che William non è affatto un buca, è una persona molto piacevole con cui parlare. Olivia, chi ti ha detto di dire così? Ecco che ricomincia a parlare di come la box non sia uno sport per ragazze. È come calpestare un pet petit petiment. Per tanti anni William ha coltivato le qualità combattive di sua figlia, ha quasi cresciuto una campionessa, e ora un'oca di città, un insegnante che non sa nulla di sport professionistici, dice che sua figlia dovrebbe abbandonare la box. Sì, non fa il punto croce, ma sa farsi valere. Se qualcuno la offende, lei piangerà, ma saprà reagire. Crescerà come un atleta forte. Credo che questa sia la mia ambizione. Ma voglio che mia figlia sia una campionessa. Se avessi dei figli, capiresti. Non mi ha fatto male. Non sa nulla, ma ha fatto male. Alla fine quell'uomo gli piaceva, come se provenissero da universi diversi e non potessero capirsi. Olivia si incamminò verso casa, Mia la seguì. Mia, vai a casa. Mi dispiace, ho ferito di nuovo tuo padre. C'è qualcosa che voglio dirti. Credo sia arrivato il momento. William e Nicky erano una coppia conosciuta a livello nazionale. Lui è un campione, brutale, macio, virile, forte. Lei era una modella esile e delicata le cui foto erano ovunque, sui cartelloni pubblicitari, in TV, su internet. Nicky ha abbandonato la sua carriera non appena ha scoperto di essere incinta. Senza dubbio non aveva bisogno di tutto quel mondo dello spettacolo. Una casa, un marito e un bambino. Non ha bisogno di nient'altro. La nascita di Mia è stata attesa con trepidazione. La scelta del nome fu lunga e accurata, ma non riuscirono a mettersi d'accordo. Mia voleva chiamare sua figlia Mary, perché amava così tanto il mare. William insistette per Mia. Quando Mia nacque, i suoi genitori pensarono che fosse un miracolo. Era inutile dire che non erano i primi, non sarebbero stati gli ultimi. Anche altri avevano figli, altri avevano solo figli, ma loro avevano un miracolo. William voleva fortemente che sua figlia si chiamasse Mia, così registrò segretamente la bambina e portò con sé il certificato di nascita, sul quale fu scritto in bianco e nero per l'eternità. Nicky amava così tanto suo marito che non si offese e non disse una parola contro di lui. Mia Tak Mia, comunque la si chiami, è comunque un miracolo. Nicky si occupava della casa e della bambina. William era fuori ad allenarsi e a gareggiare. 3 volte campione in gara ai campionati del mondo. Mia aveva 6 anni quando la mamma si ammalò. Non capiva di cosa fosse malata la mamma, ma vedeva che stava soffrendo molto. Ora sa che sua madre aveva un cancro al di fuori dello stadio operatorio. Abbiamo cercato di curarla, abbiamo cercato specialisti, abbiamo scritto a cliniche straniere. Tutto invano. La cosa peggiore era il senso di disperazione, l'impossibilità di cambiare qualcosa. William non lasciava mai la moglie. Il ritiro costante dei farmaci di ora in ora. Tutti sapevano che Nicky stava morendo. Cercarono di tenerla con sé solo per un po'. Dopo la morte della moglie, William si ritirò dai campionati mondiali. Mia era molto giovane.
non poteva affidarla a parenti. Non poteva lasciarla a nessuno, nemmeno per un giorno. Sembrava tradire Nick. La sua carriera sportiva era finita. Rimaneva il lavoro di allenatore. Trascinò Mia con sé ovunque, iniziando lentamente ad allenarla. A lei piaceva molto. E aveva talento. Le sue allieve vincevano sempre dei premi nelle competizioni. Era orgoglioso dei loro successi. La vita si stabilizzò, il desiderio di Nick non scomparve, ma in qualche modo si attenuò. Ma poi la gestione del club cambiò e il nuovo direttore iniziò a far intendere che le medaglie sono buone, ma i soldi sono meglio. William non aveva intenzione di mischiare sport e affari. Si licenzia e se ne va con la figlia in campagna. Almeno qui tutto è giusto. Mentre Mia si sedeva nella cucina di Olivia, suo padre si sfogava con Andrew. Com'è andata la cena? Non lo è stata. Senti, mi fa incazzare. Che razza di donna manda tutto all'aria? Beh, non andare da lei. Andiamo. Non posso. Per quanto mi faccia incazzare, mi piace. Allora conquistala. Questo è il tipo di discorso sintetico che si fa tra uomini. Olivia era già timida di fronte a William. E dopo quello che aveva detto Mia, si sentiva una completa stupida che, non sapendo nulla di quell'uomo, era riuscita a giudicare. E, quel che è peggio, a fare la morale. Quante volte Olivia si era rimproverata per la sua lingua che la faceva tacere. Olivia cercò di vedere William meno spesso. Non le sembrava di essere colpevole di nulla. Guardarlo negli occhi fa paura. Veniva da noi, puliva il terreno, sistemava la casa. Naturalmente ci vedevamo. Il mio cuore affondava, ma non avevo il coraggio di parlare. A chi chiedere consiglio? A Kate, naturalmente. È da molto tempo che non spettegoliamo. Era ora. Ho vuotato il sacco. Non ho nascosto nulla. Kate non capiva quale fosse il problema. C'è concorrenza? Non c'è concorrenza. Non mi piace. A me piace. Troppo? Ragazza, non ti capisco. Sei andata in campagna e hai incontrato un principe, cosa c'è di male? Il cavallo del principe. Sembra essere morto. Non c'è modo che ce la faccia a piedi. Devo fare io la proposta. No, aspetta, ciao. Sarò lì tra un paio di settimane, decideremo cosa fare. Andrew ha detto di conquistare. Con me. L'intero sito è stato scavato, la recinzione è stata riparata. I rubinetti e le serrature sono a posto. Che altro? E la risposta è il silenzio. Tutti dignitosi, educati e indifferenti. È inutile parlare con Andrew. Lo sta già prendendo in giro. William gli versa il suo cuore e lui sembra sornione. Nei suoi occhi ci sono dei diavoli e si vede che a stento riesce a trattenersi dal ridere a squarciagola. Andrew, pensi che sia divertente? Mi sto rivoltando come un calzino davanti a lui e lui ride. Sì, è esilarante. È seduto lì a borbottare. Non può dire a una donna che gli piace quello che prova. Certo che stai ridendo. Hai una moglie, dei figli. A proposito, anch'io voglio una moglie. E non una moglie qualsiasi, ma una molto specifica. Tu sei Andrew, ovviamente, e io sono un pugile. Se ridi ora, rischi un pugno sul naso. Amico William, quando è stata l'ultima volta che sei entrato nella finestra di una donna? Cosa c'entrano le finestre? È ora di entrare. Non si tratta di finestre. Si tratta di una donna. Ok, tu sei magro, ironico, io sono grosso, etero e probabilmente anche stupido. Non capisco le tue parabole sulle finestre. Stai insinuando che non posso passare? Sto insinuando che dovresti prendere il romanticismo. Certo che non dovresti calarti dalla finestra. Il risultato è prevedibile, o una notte in gattabuia o un occhio nero dalla padella. Anche i fiori nella nostra realtà non sono un'opzione, cosa le porterai? Camomilla o le rose di zia Pam?
Non ci sono cinema o ristoranti. Senti, non ho mai pensato che fossimo messi così male con il romanticismo. Abbiamo parlato ancora un po' di romanticismo, ma non abbiamo trovato nulla. La moglie di Andrew Jan ha origliato quello che dicono gli uomini. Dio, quanto sono primitivi! È bello che Dio li abbia prima creati e poi, dopo aver osservato la sua creazione, abbia deciso di migliorarla e abbia preso una donna. Quando mi sono accorto che gli uomini erano fermi, ho deciso di intervenire. Che cazzo di fiori? Perché non la inviti a ballare in discoteca? Lascia che i giovani ridano. Compra un anello e chiedile di sposarti. E se dice di no? Certo che ti dirà di no. Sarebbe strano se lo facesse. Voglio dire, chi si sposa di punto in bianco? Ma ci penserà, inizierà a valutare i pro e i contro. E questo cosa significa? Che tu, William, sarai sempre nei suoi pensieri e non riuscirà a pensare ad altro. Solo a te. È questo che vuoi. Jean, pensi che funzionerà? Con Andrew ha funzionato. Se ha funzionato, mentre William escogitava un piano per conquistare Olivia, lei ha avuto una visita a sorpresa. Arrivò Tim Olivia, stranamente felice di avere un padre di famiglia, il figlio di Jack. Un ricordo della felicità passata. Tim era venuto con uno scopo preciso, convincere Olivia a tornare in città. Non riusciva a liberarsi dal senso di colpa. Aveva capito che Olivia si trovava in quel buco a causa di sua madre. Olivia, ho messo in vendita l'appartamento, per metà tuo. Ovviamente non puoi prenderlo, ma tornerai in città. Non rivendicherei mai l'appartamento di mio padre. Abbiamo il nostro, ma la mamma ha un debole per questo posto. Perché sei tu l'obiettivo principale? Ho capito, non può più vendicarsi di suo padre. Si apre su di te. Tim, perché vendere? Voleva vivere lì. Aveva anche iniziato a ristrutturarla. Una volta iniziato, ha finito. Il suo obiettivo era quello di farti arrabbiare e tu te ne sei andato. Hai rovinato tutto il divertimento. E non ha bisogno di quell'appartamento senza di te. Tim, non tornerò in città. Forse un giorno, ma non ora. Io e te faremo una passeggiata in campagna, vedrai. Non è affatto un buco. Guarda la casa che ho visto. Potrei usare i soldi della vendita dell'appartamento. Voglio davvero un bagno. Tim, sono così felice di vederti. Come hai fatto a trovarmi? Kate ha ceduto. Non posso dirlo con certezza, ma avevo la sensazione che ci fosse un altro marito in arrivo. Il bastardo non mi ha dato nemmeno un indizio. Tim, ti fermi da me per qualche giorno o resti con me? Olivia, papà chiede di cenare. Mia era alla porta. Hai un ospite? Vado a dirgli che c'è una cena per quattro. Mia se n'è andata. Olivia, credo che resterò. Sì, rimani, certo. Solo che questa ragazza è la campionessa di box del quartiere. Quindi stai attenta. Il villaggio ha capito dove si andava a parare molto tempo fa. Solo che questi giovani non sanno decidersi. Non sono all'altezza dei cittadini. Tutti quelli che avevano un debole per William sapevano di non poterla fare franca. E se ne sono nobilmente andati strisciando. Naturalmente, volevo fare uno scandalo. Ha preso l'unico uomo rispettabile qui, ma a che scopo? Senza di lei, non voleva davvero vedere il loro fascino. Ma lei può dire di averlo amato, ma di averlo lasciato andare. Sii felice in modo nobile. William non riusciva a pensare a nulla di romantico da fare. Sembrava che andasse bene anche senza il romanticismo. L'arrivo di Tim aveva in qualche modo reso la situazione quasi familiare. Pranzi e cene insieme. Conversazioni per il tè fino a quasi mezzanotte. Tim non voleva lasciare Mia. La cosa funzionava solo a vantaggio di Tim. Andrew e Jean spingevano William. Non stare zitto. Forse non le piaci ancora, ma è sicuramente interessata, se non chiedi non puoi saperlo. E Olivia ha di nuovo un ospite. E che ospite?
C'è Kate. Kate non è qui solo in missione di salvataggio per aiutare la sua amica. Kate aveva anche una notizia sconvolgente, ma l'aveva taciuta per l'ultima volta. Prima dobbiamo aiutare la fidanzata. Mostrarle il principe senza il cavallo. Diamo un'occhiata. Cosa vogliamo di più? Il principe o il cavallo? Dopo la nostra prima cena insieme, ho deciso che voglio il principe. Olivia, non riesce a smettere di fissarti. È un uomo splendido. Non parlo dell'aspetto. Non c'è niente di cui parlare. Ha un carattere monumentale. Olivia, guarda bene. È l'unico che incontrerai mai. Cosa ti sto dicendo? Lo sai? Solo perché non lo faccio, perché mi sta rallentando. Beh, è una stronzata. Diamogli una spinta. Kate, perché non dici qualcosa? Tim dice che vi sposate? Dai, sputa il rospo. Sì, Kate si stava effettivamente sposando, assicurandole che non c'erano interessi mercenari nel matrimonio. Conoscendo la sua amica, Olivia ne dubitava fortemente. Il solo fatto che il suo ex le avesse presentato il futuro marito era suggestivo. Se si trattava del primo marito, di un artista o di un poeta. Si poteva pensare che il denaro fosse fuori discussione. Amore allo stato puro. Ma il destino di Kate fu deciso dal suo secondo marito. Intorno a lui non c'erano persone che credessero nell'amore disinteressato. Invitò Kate a un ricevimento elegante. Lei non disse di no. Chi non vorrebbe frequentare i potenti? Lì Kate si mise con un giovane e affascinante uomo d'affari che, guarda caso, era single. Ora Kate si stava assicurando che lo status di quell'uomo fosse cambiato in sposato. Kate, a parte il fatto che è single, sai qualcosa di lui? Giovane, bello, ricco. Cos'altro c'è da sapere? Beh, non è così giovane. Sei sicura di sapere che è ricco? O te l'ha detto qualcuno? È un uomo d'affari. Quindi ha i soldi. Comunque, sappiamo per certo che è bello. Senti, sei una donna intelligente e comunque non sei povera. Non ho mai pensato che fossi la preda di qualcuno. Non sai nemmeno dirmi che tipo di attività svolge il tuo uomo d'affari, cosa che non ha mai fatto. Perché non te lo sei chiesto da solo? Sei sempre stato tre passi avanti. Cosa è successo adesso? Non posso credere che l'amore folle ti abbia fatto il lavaggio del cervello. Non so, non ho mai conosciuto il tuo uomo d'affari, ma gli uomini della sua età e con molti soldi non si sentono soli. Olivia, è questo che stai dicendo ora, che è un truffatore? Alphonse, mi dispiace. Tesoro, è solo una mia impressione. Non insisto, ma guardalo meglio. Non si butti a capofitto. Ti sei già tuffato due volte. William continuava a cercare di parlare con Olivia, ma non funzionava. È facile per voi dire, non dire niente, ma poi Mia si mette in mezzo, e poi Tim, che non vuole lasciarla andare. Ora si aggiunge anche Kate. Certo, si poteva trovare un posto e un momento, ma William non stava guardando. Aveva paura. Finché non diceva nulla, sperava di dover strisciare via. Come si sarebbe potuto vivere allora? Una sera, quando Mia e Tim se ne andarono al club e Kate si ritirò con tatto, William prese una decisione. William decise. Olivia, vedi che mi piace. Non devi dire nulla. Se dici che sei così gentile, ma non voglio sentirlo. Te l'ho detto perché tu lo sapessi. Eri così indovinato. Ora, sai, stai sicuramente pensando un passo indietro rispetto a te. William, non so cosa dire. È un bene che tu non lo sappia. Beh, io ho qualcosa da dire, o meglio da chiedere. Olivia, ho bisogno di un consiglio. La figlia di William era arrabbiata con lui, che stava crescendo una campionessa di atletica, e all'improvviso dice di voler fare l'avvocato. Perché all'improvviso? Tanto duro lavoro, tanto allenamento. Tanti successi. Ora non le importa. E non vuole ascoltare nulla.
Durante le vacanze ho trovato lavoro come assistente in uno studio legale. Ogni mattina vado in macchina nel quartiere. Da settembre mi sono iscritta ai corsi di prelegge. Sono determinato a frequentare la facoltà di legge. Cosa vuoi fare per diventare un campione? E poi cosa? Hai mai pensato a come vivrà tua figlia dopo aver finito, anche se la sua carriera è brillante, senza un'istruzione, senza una famiglia, senza figli? Non dovete dire che tutto si può combinare, sapete che non si può. Sua figlia è più saggia di lei, non la intralci. Abbiamo quasi litigato di nuovo. Non si può parlare di romanticismo. Olivia ha deciso di parlare con Mia. Se la sua decisione è ferma, Olivia la sosterrà, e il papà non può resistere a due. William non riusciva a pensare a nulla di romantico da organizzare. Sospettava che Andrew e Jean si stessero prendendo in giro, ma l'idea di arrampicarsi sulla finestra si affacciava sempre più spesso. Ma in termini di romanticismo, è qui che Natalie e il suo matrimonio gli tornarono utili. William stava andando al matrimonio come se fosse il suo. Era ancora più emozionato. Sposi novelli, cosa c'è da preoccuparsi, sono tutti pronti, lui ha tutte le incertezze. Il matrimonio si svolse in tutte le convenzioni rustiche del villaggio. I vicini trascinarono a casa di Natalie sottaceti, salsicce fatte in casa, polli pagati, composta in barattoli da 3 litri. Gli uomini avevano costruito un tavolo per mezzo cortile e panche adeguate. Le amiche di Natalie inventarono indovinelli per le gare di riscatto e di matrimonio. Invitarono Olivia, ma quando vide i compiti quasi osceni, quasi al di là del decoro, per lo sposo, rifiutò. Allora, come vi divertite in città? Abbiamo internet, vediamo le nostre battute, i fiori, non mettiamo il broncio alle labbra e ad altre parti del corpo. Non cambiamo sesso. È imbarazzante. Ci divertiamo e basta. Il matrimonio è stato epocale da parte della sposa, un villaggio, da parte dello sposo, un altro. La sposa ha un villaggio più duro e lo sposo ha uomini più duri. Non c'è stata lotta. Il detto matrimonio senza lite è irrilevante. La sposa è risultata felice. Lo sposo brillava come una coppa d'ottone. Alice è stata all'altezza del suo soprannome, Scimmia. Afferrò la madre per l'orlo del suo vestito a sbuffo e si aggrappò ad Alexa. Concorsi, scherzi, brindisi, canzoni, balli. Le persone si stavano divertendo molto. Non capitava spesso che nel villaggio si verificassero eventi di tale portata. Ora ci sarà da parlare per un mese. Si racconteranno storie su chi ha fatto cosa, chi ha detto cosa. Gli eroi di queste storie ve lo assicureranno. Non è mai successo. Forse non aveva importanza. È già scritto negli annali del villaggio. E ogni volta che viene raccontata, si aggiungono nuovi dettagli colorati. Si dice che se gli invitati cantano molto a un matrimonio, la vita della giovane coppia sarà allegra e felice. Se questo presagio funziona, Natalie e Alex saranno le persone più felici del mondo. E rideranno con e senza motivo. Mark, il suonatore di fisarmonica, ha suonato per tutta la serata, con una pausa per un drink, ma non per uno spuntino. Ci sono così tante luci dorate. Kalina è in fiore. Sulla strada di Murom. E, naturalmente, la centrale di Vladimir. Sembrava particolarmente sentita, anche se nel villaggio non c'erano detenuti. Mark non ha avuto il tempo di fare uno spuntino, così in 3 ore siamo rimasti senza fisarmonica. I giovani erano contenti di poter finalmente suonare musica normale. Certo, ma dopo 10 minuti i loro antenati chiesero di spegnere la musica e di accendere un po' di musica spirituale, che non sapevano suonare, così accesero una discoteca degli anni 80. Fu un successo. Fu un successo. Anche chi non si alzava mai dalla sedia andava a ballare. Dove l'acero frusciava, William si avvicinò a Olivia e le tese la mano. Sull'onda del fiume, Olivia mise la mano sulla spalla di William. Abbiamo parlato d'amore con te. Hanno ballato. William pensava che fosse la volta buona, il romanticismo. E poi all'improvviso. E l'amore è come un sogno lontano.
Come mai è sparito? Non è ancora iniziato. Canzone sbagliata. No, era il nostro acero. Il cuore di Olivia affondò. Voleva tanto dire che l'amava. Ma come un uomo dovrebbe essere il primo a dire amore, non lo disse, ma disse un passo dietro di lei. No, non posso fare quel passo. Perché non dici qualcosa? Un idiota senza sentimenti. Il matrimonio era in pieno svolgimento. Si cantava e si ballava. E Olivia si ricordò improvvisamente del matrimonio suo e di Jack. Lo ricordava senza nostalgia, senza disperazione. Con tristezza e gratitudine. Per la prima volta dalla morte di Jack, il pensiero di lui era solo un ricordo luminoso. Ma le lacrime arrivarono, per non rovinare le vacanze Olivia si alzò da tavola, uscì dal cortile e si diresse verso il fiume. Non voleva separarsi dal pensiero di Jack. La tristezza dolorosa non faceva più male. Olivia sentiva che Jack la stava lasciando andare. Disse, vivi, sii felice, non correre da me, ti aspetterò. William andò dietro a Olivia, ma Kate lo fermò. Non farlo, lasciala stare. Sta dicendo addio al suo passato. Non intralciarla. Non lasciò andare William. L'ha seguito. Ha capito tutto. Olivia non tornerà in città. Questo è il suo destino. È un po' testarda, ma non si sottrarrà a questo piccolo uomo affidabile. Perché non riesce ad avere fortuna? Non ha mai avuto la fortuna di trovare un vero principe. Vuole così tanto amore, che deve amare se stessa per essere amata. Il destino è come un boomerang per ciò che manda nel mondo. Olivia sa come amare, ma sta ancora cercando di capire come funziona. Credo che abbia fatto male i conti. Beh, giovane e bella, ci arriveremo in tempo. Kate trovò Olivia. Era seduta sulla riva e guardava il fiume lento. Si sedette accanto a lei e la abbracciò. Non essere triste, ragazza. Dimmi, tornerai indietro? Al momento no. L'anno scolastico è appena iniziato. Non posso lasciare tutto. Certo, è spaventoso come vivrò qui in inverno. Ma le altre persone lo fanno. Non ti deluderanno. Certo che lo faranno. Soprattutto il più grande. Kate ha riso. È così divertente guardare voi due, la bella e la bestia. La bestia è davvero carina e non riesce a toglierti gli occhi di dosso. Olivia, che diavolo vuoi? Jack non tornerà e William ti ama. Perché hai degli uomini così belli? Io non sono da meno. Sei un po' prematura nel conquistarli. Kate, cosa dovrei fare? Mi piace William. Mia vuole incastrare papà. Sta facendo di tutto per spingerlo. Tim si è unito a noi, è qui da 2 giorni e si è fermato per 2 settimane. È comprensibile. A Mia piaceva, ma non so a me. Kate, non posso dirgli che lo amo. È sano, è forte. Non ha paura di nessuno, tranne che di me. Supererai l'inverno e poi vedremo. Domani torno a casa, sono venuto a salvarti. Mi occuperò anche del mio uomo d'affari e del mio ex marito. Che bastardo, vendicarsi, piantare un truffatore. Va bene, me ne vado. Mi tolgo di mezzo. C'è William dietro i cespugli. Si sta facendo sensibilmente più buio. C'era un'enorme luna sospesa nel cielo ancora luminoso del River Log. Si sentiva il canto della festa nuziale, l'odore del fieno, dei fiori e dell'acqua. È bello qui, è venuto William, mi siedo con te. Certo, William. So che non sono affari miei, ma perché non ti sei risposato? È difficile stare da soli con un bambino. No, non lo è. Sarebbe stato peggio senza Mia. Lei mi ha salvato. Non mi sono sposata perché stavo aspettando te. Olivia, perché non la smetti di menare il camper Laia? Lo vedi cosa provo per te. Se non riesci a capirlo, chiedi al villaggio, loro hanno visto tutto. Si sedettero fianco a fianco e guardarono il fiume.
Ognuno aveva i propri pensieri. William lanciò un'occhiata furtiva a Olivia, anche se voleva fissarla. Pensava che il destino gli avesse dato la possibilità di essere di nuovo felice. Gli aveva mandato questa donna. Ma non poteva osare accettare questo dono. Il destino potrebbe offendersi. Perché non abbracciarla, baciarla, dirle quanto la ama? Ha persino comprato un anello su consiglio di Jean. Sciocco, forse. Ma se non aveva le sue idee, quelle di qualcun altro andavano bene. Olivia pensò al fatto che non poteva entrare nello stesso fiume due volte, che era già felice. E per come amava Jack, non poteva amare di nuovo. E non avrebbe dovuto nemmeno farlo. Con l'esperienza dei problemi e degli errori. Kate ha ragione, è davvero fortunata ad avere gli uomini migliori. Il destino l'ha salvata dagli errori. Si dice che il destino scelga. No, non sceglie. Ti dà la possibilità di non fare la scelta sbagliata. Olivia non ha commesso errori. Non dimenticherà Jack. Proprio come William non dimenticherà mai sua moglie. Condividono persino lo stesso destino, una disgrazia alla volta. Quindi la felicità deve essere condivisa. Dovrebbe. Ma se William rimane in silenzio, questa felicità condivisa potrebbe non accadere mai. Forza, William, dir qualcosa. William non l'ha fatto. William lo fece. Abbracciò Olivia, la baciò e tirò fuori dalla tasca una scatola di anelli. Olivia, vuoi sposarmi? Olivia era confusa. Il suo volto era così sconcertato che William si mise a ridere. È esattamente la reazione che mi aspettavo. È quello che ha detto Jean. Jean chi? Sì, Andrew, ha detto di no, ma ci penserai. Oppure no? So che è il massimo della frivolezza aspettarsi che tu dica subito di sì, ma prenderai l'anello. Lo guarderai e penserai a me. Lo farai, vero? A cosa? A chi? A me. Olivia sorrise enigmaticamente e si strinse di più a William. E pensò tra sé e sé che non riusciva a pensare ad altro che a lui.